Buongiorno a tutti, grazie a Bruno, grazie ad Angelo, a Vito, alle persone che stanno portando avanti queste sessioni di approfondimento sul tema dell'intelligence. E saluto tutti coloro che non sono esperti del settore, saluto tutte le autorità presenti, saluto i relatori e do il benvenuto a tutti alla Camera dei Deputati, in questa sala dove abbiamo anche approfondito nell'altra sessione il tema della privacy, il tema di internet. Oggi parliamo di storia dell'intelligence. Io non so voi, e mi riferisco alle persone che sono nella mia stessa situazione di 3 anni fa, quando sono arrivato qui, non so voi quale percezione abbiate dell'intelligence. Io sono sempre cresciuto con una visione abbastanza distorta dei servizi informativi, dovuta ad una cattiva narrativa, una cattiva anche percezione sia mediatica e sia giornalistica di questo fondamentale servizio, di questo fondamentale settore dello Stato. E quindi o avevi l'idea, quando sentivi parlare di servizi segreti, perché poi di intelligence questo termine si utilizza spesso nell'ultimo periodo, da cittadino comune senti parlare di servizi segreti e ti vengono in mente 2 idee, o i servizi deviati o i supereroi dei film, ma poi conosci queste persone, conosci chi rappresenta i vari corpi dei servizi di informazione e sicurezza della Repubblica, conosci le loro funzioni e scopri che non solo sono essenziali, ma è essenziale che se ne conosca la vera composizione, le vere funzioni e la vera natura. Soprattutto in un periodo come questo, dopo gli attentati che ci sono stati a Bruxelles qualche giorno fa, io credo che sempre di più ormai il termine intelligence lo si stia utilizzando come parola magica. Ormai ogni problema si risolve con intelligence, ed è anche vero per molti aspetti. Oggi i nostri servizi di informazione e di sicurezza si occupano di prevenire quello che purtroppo poi dopo le forze dell'ordine o di difesa sono costrette magari a curare. Qualcuno dice prevenire è meglio che curare, ed è chiarissimo, soprattutto per una fase storica come la nostra, e non parlo solo dell'Italia, parlo dei paesi dell'Unione, parlo di tutto lo scenario internazionale dei paesi che si stanno opponendo a questo network del terrorismo. È sempre più importante conoscere le funzioni dell'intelligence, conoscerne il valore, perché è la parola che sentiremo nominare di più. Sono andato per curiosità a vedere i Google Trend degli ultimi mesi, le parole ricercate di più, e in prossimità degli eventi di novembre che ci sono stati a Parigi e in prossimità degli eventi di qualche giorno fa che ci sono stati a Bruxelles, trovate che servizi segreti e intelligence hanno delle vere e proprie impennate nella ricerca. Impennate nella ricerca perché spesso vengono nominati e pochi cittadini, a mio parere, ne conoscono veramente le funzioni sane e l'importanza per la Repubblica. E questo si somma alla paura che stiamo vivendo come comunità internazionale, alla paura che stiamo vivendo come cittadini nei confronti di un network del terrorismo che oggi si chiama ISIS, ieri si chiamava Al-Qaeda, magari domani avrà un altro nome, un altro brand, ma è un network che continua purtroppo ad esistere e ad alimentarsi per una serie di dinamiche che vengono sicuramente da alcuni attori che finanziano questo network del terrore e una serie di mancanze anche degli stati che dovrebbero combatterli. Ho sempre paura quando si utilizzano le parole magiche, anche io forse ne ho abusato del termine della funzione dell'intelligence, perché dobbiamo sempre ricordarci che i servizi di informazione e sicurezza che difendono la nostra Repubblica dipendono dalla volontà politica e dall'azione politica dei governi. E il fatto che oggi si recrimini ai servizi mancanze che in realtà sono della parte politica degli stati fa capire che probabilmente siamo di fronte all'ennesimo scaricabarile anche dei paesi dell'Unione Europea rispetto a mancanze che abbiamo avuto come parte politica di questi paesi. Voglio spiegarmi meglio. Io non voglio fare analisi sulla soluzione del problema
del terrorismo, perché in questo momento siamo di fronte ad un problema complesso che ha bisogno soprattutto di ascolto delle persone che se ne occupano da tempi non sospetti. Adesso c'è il caso mediatico, c'è il caso politico, c'è il caso drammatico degli attentati, e quindi per questo tutti mettono bocca sul tema e molto spesso sbagliano, e spesso magari ho sbagliato io, questo lo verificheremo anche nel corso di un incontro come questo, ma è importante capire che come sempre gli stati e la politica degli stati devono esprimere dei valori non solo di unità ma anche di coerenza e di collaborazione, soprattutto di fronte ad una minaccia come questa, e che siano i servizi di intelligence quelli protagonisti nella lotta al terrorismo, che siano le forze dell'ordine protagonisti nella lotta al terrorismo, che sia la diplomazia internazionale, che sia semplicemente l'unità politica, i valori non devono essere messi in discussione. E penso che in un momento come questo, in cui ci sono tanti paesi che vogliono creare e che dicono di aver creato una coalizione contro la minaccia terroristica, la coerenza deve essere il primo concetto base col quale proviamo a contrastare questo fenomeno drammatico. E non possiamo pensare, lo dico con molta franchezza, di continuare ad avere relazioni commerciali così spinte, soprattutto dell'industria bellica, con paesi che favoriscono il finanziamento alle cellule terroristiche. Non se ne esce se noi non mettiamo un muro tra chi sta con noi, chi sta con i paesi che vogliono contrastare quel fenomeno, e chi sta contro di noi, perché finanzia o foraggia o incentiva i nostri nemici, i nemici della nostra civiltà. Ma allo stesso tempo dobbiamo chiedere coerenza ad altri paesi che dicono di essere nostri alleati, coerenza e serietà, e parlo per esempio di quello che sta avvenendo sulla Turchia. Io sono molto preoccupato del fatto che l'Unione Europea abbia deciso di risolvere il problema dei flussi di migranti che vengono dalla Siria scaricando 3 miliardi più 3 alla Turchia, quando non sappiamo neanche la Turchia precisamente che gioco sta facendo nello scacchiere internazionale rispetto alle cellule terroristiche. Si dice il nemico del mio nemico è mio amico, e sapete benissimo che la Turchia dice di avere un nemico che sono i curdi, che stanno combattendo l'ISIS in questo momento in alcune parti della Siria, in alcune parti di quello che chiamano stato dell'ISIS. Ora, tutto questo, quello che sto dicendo, si va ovviamente ad impiantare nel bel mezzo di un tema, l'intelligence, che conosciamo poco e che probabilmente ci salverà la vita ai paesi europei, salverà la vita come servizio per le sue qualità, per quello che fa e per l'importanza che riveste nei confronti di quelle che sono le minacce terroristiche. Io mi ricordo all'indomani degli attentati di Parigi, uscì fuori quella notizia che l'Iraq aveva avvisato Parigi degli attentati, e rispose uno dei responsabili dell'intelligence francese dicendo: ma qui ogni giorno ci arriva una notizia di attentato. Il nostro ruolo non è quello di ascoltare ogni notizia, ma decodificare un flusso di informazioni che è continuo, e la nostra bravura sta proprio nel fatto che dobbiamo essere in grado di capire quali notizie siano attendibili e quali no, e reperirle correttamente. E quindi è un lavoro principalmente di decodifica. Dopo conoscerete l'ambasciatore Massolo, che è il capo del DIS, che viene qui e parla ad un convegno. Non parla da non è in un bunker sotterraneo con la voce camuffata come ce li fanno vedere magari nei film, così come ci sono altre autorità che rappresentano i nostri servizi di informazione. Questo ruolo qui, più lo conosceremo, più avremo fiducia nel fatto che abbiamo un'arma di intelligenza e di democrazia per fermare una minaccia, altrimenti diventano parole da ricercare su Google che magari non danno neanche il senso alle spiegazioni che troviamo su Wikipedia o sulle altre fonti di ricerca. E se noi non abbiamo coscienza di uno dei principali strumenti con cui contrastare una minaccia, è chiaro che piombiamo sempre di più nella paura. Quando io provo a spiegare il fatto che bisognerebbe collaborare di più nei flussi di informazione tra le varie intelligence europee, nei talk, come soluzione al problema della minaccia terroristica, io vedo i feedback che mi arrivano nella casella di posta, che mi arrivano sui social network, e tutti mi dicono: vabbè, ma tu vuoi contrastare un tema così importante con delle banche dati, condividendo informazioni, qui ci vogliono le bombe, dobbiamo andare a bombardare. Beh, i fatti di Bruxelles secondo me dimostrano che l'unica cosa oggi da bombardare che cosa sarebbe?
un quartiere di Bruxelles dove sedimenta e dove prolifera il terrorismo. Credo invece che ci siano tutt'altri strumenti. Oggi Angelo Tofalo e tutti gli altri che collaborano a questo evento cercano di far conoscere il più possibile un tema come quello, un settore come quello dei servizi segreti. Potrebbe sembrare un ossimoro far conoscere i servizi segreti, in realtà noi abbiamo imparato in questi 3 anni di incarichi, Angelo, Vito, Crimi e Bruno Marton nel Copasir, io anche da vicepresidente della Camera ho conosciuto persone che oggi hanno altri incarichi, che hanno fatto parte di questi corpi, abbiamo avuto modo di capire che non c'è niente che dobbiamo temere nel conoscere questi servizi o non dobbiamo temere di farli conoscere, anzi sono un'occasione per avere più conoscenze e quindi più contezza di cosa il nostro governo, inteso come governo dello Stato, al di là di chi lo rappresenta, il governo italiano, al di là di chi lo rappresenta, e anche il Parlamento, le forze di opposizione che siedono, quali strumenti hanno per proteggerci. E quindi in questa giornata di approfondimento sono io il primo che spera e è sicuro di apprendere qualcosa in più sulla storia e quindi anche sul futuro dei servizi di intelligence. Vi auguro buon lavoro, lascio la parola, credo che lo farà Bruno, all'ambasciatore Massolo che citavo prima, e spero vivamente che questi momenti di approfondimento rappresentino anche un modus operandi sempre più comune al Movimento 5 Stelle. Faccio solo questa parentesi finale, visto che è un evento che ci riguarda e ci sono tante persone qui, alcuni che magari saranno futuri amministratori dopo la prossima tornata elettorale, altri che si candideranno prossimamente, altri che fanno parte dei nostri gruppi locali. Il futuro, secondo me, di questa forza politica è che ognuno si specializzi in qualcosa. Non dobbiamo cadere nella tentazione di avere tuttologi, perché la politica dei tuttologi l'abbiamo già avuta e ha dato pessimi risultati. Ognuno deve provare ad approfondire un tema, provare a specializzarsi in quel tema e a dare il suo contributo in base a quella conoscenza che ha potuto acquisire, metterla a sistema per la nostra realtà, questa comunità più che una forza politica, che si candida sicuramente alle prossime elezioni politiche, proverà a governare questo paese, sta provando a governare le grandi città italiane, vedremo alle prossime amministrative cosa accadrà, ma la sfida inizia sempre il giorno dopo le elezioni, probabilmente le campagne elettorali sono la cosa più semplice, e il giorno dopo le elezioni inizia la sfida di trovare persone competenti che sappiano fare gli amministratori come gli assessori, trovare persone oneste che sappiano mettere a sistema la propria conoscenza in maniera disinteressata, in buona fede. E un evento come quello di oggi, al di là delle agorà che facciamo sempre, no? che affrontano un po' tutti i temi, eventi come quelli di oggi rappresentano anche una sorta di nuova pelle del Movimento 5 Stelle, che è quello che prova ad approfondire anche quelli che spesso in passato sono stati dei tabù, che hanno avuto dei pregiudizi e che abbiamo imparato anche ad abbattere semplicemente informandoci. Grazie.